sì, tu la fai semplice. Oh, ma mica siamo in Francia qui, mica siamo in Germania. Hai visto Berlusconi su YouTube che dice vieni qui zoccola alla ministra? Che vergogna, guarda. No, ma poi la cosa più ridicola è che la politica noi che facciamo il cinema ci considera anti italiani, nemici. Ma ti rendi conto? Anche italiani. No, anti italiani, e questo è il patetico. Capito. Questi si stanno mangiando il paese, si stanno mangiando la democrazia. Chissà quante ci toccherà ancora vedere e sapere prima che la gente se ne renda conto. Un certo spazio a sinistra di Fini, ma a destra di Casini. Ci sarebbe, ma è un rischio. Non ho parole, guarda. Stanno facendo i tagli a tutto. Tagli alla scuola, alla ricerca, tagli all'arte, al cinema. Vediamo sempre lo stesso film, questi rischia di impazzire. Si deve, bisogna resistere, no? I garichita fette e i razzolo questo. Infatti io vado a fare terapia. Brava. Senti, lo sai che in una delle mie precedenti incarnazioni io sono stato Giordano Bruno e so che farò il film su di lui. Ma l'idea... Mi ricordo quando l'aveva fatto già Maria Volonté, sarà facile montarlo sto film, eh? Ci vuole un'idea, qualcosa di grosso. Sì? Mm. Vabbè, l'ho trovato. Rocco Siffredi. Ma chi, la pornostar? Sì. Pensaci, 29 centimetri di grandezza, ma questa è una presenza potente. Ma tu hai presente già Maria Volonté? Qui si sta parlando di grandi attori. Più grande dei 29 centimetri, dove le trovi? Non ho detto che sia fantastico, però Rocco adesso fa anche il produttore. Ah, e vabbè, ma allora se ci mette i soldi qualsiasi cosa fai bene. Sì, prima, no? Sì. Troppo chimica, eh? Però a proposito, com'è il tuo film? La mia storia? Allora, praticamente nel 68 sono tre sassofoniste belle, toste, e partono dalla Ciuciaria, se ne vanno in Afghanistan e poi in India, vanno a cercare il suono mistico, vanno a cercare la musica come scienza, cuore, anima. Bella idea, eh? Interessante. La musica è la fisica. Però non me lo faranno mai fare. Dai, questo è lui, eh? Sì? Pronto, dottore? Ah, sì. Senti, ho avuto una bella grande idea per Bruno, sì. Senti, no, non la sua passione per la verità, ma le donne. Sì, come? Scusa? Ma quando? A Cannes? Dopo Cannes? Dopo Venezia? Ma senti, io vi posso incontrare a Toronto, sa? Pro. Ah. Mi hanno rimandato l'appuntamento. Oh, le solite note. Il mio sassofono. Oh, grazie. Molto bello, molto bello. Venite, venite qua. Fare terapia. Thank you.